Allora, mi faceva piacere farvi vedere questo primo pezzo di questo progetto, perché finché uno non entra dentro, come fate a spiegare l'attacco del lungomare con la passeggiata? Diventa complicato, io mi rendo conto. Abbiamo curato qualche dettaglio, queste sono cose mie per la verità, mi deve dare il copyright. Abbiamo fatto mettere i rampicanti, avremo Bougainville, cioè d'estate noi avremo quella parete. Mi dispiace perché una parete di travertino è bellissima, ma quella parete sarà tutta coperta di fiori, quindi l'ingresso nella passeggiata a lungomare sarà quella parete tutta coperta di fiori. Giù faremo un'altra parete coperta di rampicanti. Qui alle mie spalle l'ultima cosa, stiamo rifacendo la spiaggia di Santa Teresa. Abbiamo già collocato sulla spiaggia una quindicina di palme che devono accompagnare il lungomare verso la passeggiata. Vi ricordate se la spiaggia, togliamo la spiaggia, già oggi la spiaggia di Santa Teresa si è triplicata. Qui sotto questo muro verrà tutto legno, è come se fosse una piazza coperta di parquet. Sarà legno marino, ovviamente. Quindi la spiaggia di Santa Teresa sarà coperta ovviamente di sabbia. Su quei pali che vedete conficcati a terra, quelli sono i pali di fondazione sui quali verrà un pavimento di legno. Cioè ci sarà una piazza di legno che dà sulla spiaggia di Santa Teresa. Abbiamo demolito i gradoni in cemento armato, vi ricordate che c'erano? Ci saranno gradini più leggeri, tutti di legno. Quindi questo sarà un gioiello, una bomboniera, cioè voi cominciate qui dalla spiaggia di Santa Teresa, entrate in questa piazza coperta da legno lamellare ed entrate dentro la passeggiata di Piazza della Libertà. Guardate, non ci sarà al mondo una cosa così bella, ma quale Nizza, Monte Carlo, sarà una cosa da brividi, cioè chi verrà qua rimarrà così. Allora, questo è quello che stiamo facendo nella nostra città. Al costo dello spappolamento del nostro fegato, credo che ci stiamo facendo 4-5 processi, non mi ricordo più quanti ne sono, ricorsi, contro ricorsi, il TAR, Italia Nostra, Italia Vuoi, per fare questo. Ma mica mi sto facendo la villa di casa mia. Abbiamo messo telecamere di controllo dappertutto, però se tu fai queste belle cose, ma mica puoi mettere le sentinelle a ogni angolo di strada, di sera, di notte, le scritte a mano. Allora qui veramente aiutateci, considerate queste cose che realizziamo come poi in fondo è, come se fosse un vostro bene, come se fosse il cortile di casa vostra, cioè aiutateci a difenderle queste cose, perché da soli non ce la facciamo, avremmo bisogno veramente dell'esercito. Questo è solo quello che vi chiedo. E poi stateci vicino e cercate di, come dire, avere negli occhi, nella mente, il senso di questo grande sogno che stiamo realizzando. Siamo partiti da una città insignificante che faceva paura qui, siamo diventati fra le prime tre città d'Europa per attrattività turistica. Che altro dobbiamo fare? Vi devo dare solo le zeppole a Natale di strutto. Tanti auguri a voi e famiglia.